Tutti a casa o quasi, anche a Pasquetta, autostrada deserta, così come le strade a Lucca e in Garfagnana, anche per il lunedì dell'Angelo. Controlli a tappeto delle forze dell'ordine, ma poche infrazioni. Rimangono vuote le seconde case da un primo bilancio, non ci sono stati furbetti delle seconde case in Versilia. A Massarosa, multato un negozio di generi alimentari, rimasto aperto. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi come Pasqua anche Pasquetta in uno scenario irreale, date le esigenze di contenimento degli spostamenti date dal contenimento del coronavirus. Ci sono stati controlli sulle strade di tutta la provincia, non risulterebbero però da un primo bilancio gravi infrazioni a quanto disposto appunto per il contenimento del virus. Iniziamo a vedere le nostre immagini dalla Lucchesia, da Lucca e in particolare dallo scenario irreale che ha presentato oggi l'autostrada A11 e in particolare la Bretella. L'immagine che più passerà alla storia di questa Pasquetta è quella della Bretella, completamente deserta o quasi a metà mattinata. Sull'autostrada A11, il lunedì dell'Angelo è tradizionalmente un giorno quasi da bollino rosso, con frequenti rallentamenti e code dovute al forte afflusso in Versilia da tutta la Toscana. L'emergenza coronavirus ha materializzato invece un paesaggio lunare, impensabile fino a poche settimane fa. Poche, pochissime le auto in transito, almeno in mattinata. Lo stesso dicasi per il centro storico di Lucca, dove si sono viste poche persone in tutta la giornata. Turisti e lucchesi confinati in casa in quella che storicamente è una delle giornate di solito più belle e affollate in centro. E invece anche in città è stata una Pasquetta dall'atmosfera surreale, con le mura, il massimo monumento cittadino, chiuse al pubblico ormai da un mese. Il comune invece ha rinnovato fino al prossimo 3 maggio l'ordinanza che lascia accessibile a tutti la zona traffico limitato e dispone la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento per agevolare gli spostamenti delle persone in difficoltà. Su tutte le strade ci sono stati controlli serrati delle forze dell'ordine. Ad un primo sommario bilancio le infrazioni rilevate non sono state molte. I carabinieri hanno denunciato un quarantenne lucchese sorpreso lungo la via del Brennero mentre guidava in stato di ubriachezza. La polizia ha sanzionato tra gli altri un cittadino lucchese che prendeva il sole sulla terrazza Petroni e un romeno recatosi ad un autolavaggio per lavare la macchina. Per un primo bilancio, almeno a livello comunale, parliamo del comune di Lucca, abbiamo sentito l'assessore alla polizia municipale Francesco Raspini. È stato un fine settimana di intensi controlli da parte della Polizia Municipale e naturalmente anche di tutte le altre forze di polizia. Principalmente questi controlli sono avvenuti sulle principali strade cittadine, dove sono state fatte numerose decine di controlli, appunto, anche qualche multa, ma complessivamente devo dire che il comportamento dei nostri concittadini è stato assolutamente encomiabile, perché per lunghi tratti della giornata le strade sono state deserte e la stragrande maggioranza dei lucchesi è rimasta nelle case così come le norme prevedono. Non era semplice, dopo tutte queste settimane di sacrifici, sopportarne un altro, per giunta in un fine settimana primaverile che davvero invitava ad uscire. Però è stato fatto e di questo, a nome di tutta l'amministrazione comunale, non posso che ringraziare tutta la cittadinanza. E adesso Luca Galeotti ci racconta la Pasquetta in Valle del Serchio. La Pasqua e la Pasquetta che non ci sono. L'emergenza coronavirus ci ha costretti a casa in questo lungo weekend pasquale che peraltro, vero scherzo del destino, dopo anni di giornate pasquali all'insegna di freddo o pioggia, ci hanno regalato invece sole e temperature comunque più che primaverili, soprattutto la domenica. Questo in parte aumenta l'amarezza e il rammarico anche per i tanti operatori turistici del territorio come Vittorio Verole della Grotta del Vento, per il quale le aspettative per la stagione pasquale prima dell'emergenza erano molto alte. La stagione si era aperta infatti con un deciso segno più, un incremento del 30% a gennaio e addirittura del 100% a febbraio. Chissà come sarebbe stato il mese di marzo e quello di aprile, che invece ora mostrano strade deserte. Osservare la desolazione delle strade dei paesi della valle, normalmente invece pieni di gente in questi giorni di festa, lascia indubbiamente l'amaro in bocca.
C'è però, consoliamoci un poco, l'altra faccia della medaglia, il dato positivo proprio della risposta della gente che ha scelto di festeggiare una Pasqua e una Pasquetta di responsabilità restando a casa. Per vigilare sul traffico e sugli spostamenti, tanti sono stati peraltro i controlli in Valle del Serchio in questi due giorni che potremmo definire da bollino rosso, non certo per il traffico intenso, ma per il grande lavoro di controllo svolto da parte di tante forze di polizia proprio per verificare che gli spostamenti fossero quelli consentiti dalle misure anticontagio da coronavirus. Davvero notevole l'impegno dei carabinieri. Per effettuare i controlli necessari si sono mobilitate 11 stazioni locali, oltre al nucleo operativo e radiomobile, schierando sulle strade contemporaneamente anche 26 pattuglie. Un lavoro davvero importante che si è concentrato sul controllo di tutte le strade di accesso alla Valle del Serchio. Controlli puntuali anche dalla polstrada di Bagni di Lucca e dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Castelnuovo Garfagnana. In campo anche le polizie locali. Il Corpo di Polizia dell'Unione Comuni Garfagnana ha garantito sul territorio due pattuglie impegnate nelle verifiche degli spostamenti sulle strade principali che portano ai luoghi paesaggistici più importanti della Garfagnana. Sono stati effettuati prolungati posti di controllo, ma il movimento di persone è stato veramente ridotto in osservanza delle disposizioni di legge. Insomma, i garfagnini e la garfagnana hanno risposto in maniera esemplare. In media Valle del Serchio, il Servizio Unificato di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni ha svolto un lavoro altrettanto capillare. Tre le pattuglie impegnate che dall'11 aprile fino alla mattina di Pasquetta hanno anche elevato 11 contravvenzioni per spostamenti non autorizzati a piedi, in auto ed anche per un esercizio commerciale che ha aperto senza essere autorizzato. Il comandante Martini ci riferisce comunque in generale che in Mediavalle si può essere soddisfatti dalla responsabilità dimostrata dalla popolazione. Al lavoro con due pattuglie anche la Polizia Municipale di Barga, anche qui si riferisce strade vuote e rispetto delle regole. Ci sono state però anche due contravvenzioni, la prima per due persone a piedi a Filecchio e l'altra, altre due multe, per uno spostamento in auto non consentito in quel di Catagnana. Persa la primavera con le prenotazioni per la Pasqua e per i ponti già cancellate, per gli agriturismi toscani inizia a traballare anche la stagione estiva. L'allarme lo lancia Confagricoltura Toscana. Ad oggi le strutture della nostra regione hanno registrato l'annullamento di tutte le prenotazioni già fino alla fine del mese di maggio e il timore è che nei prossimi giorni si dovrà cominciare a cancellare anche le poche prenotazioni presenti per il mese di giugno. Confagricoltura stima che i danni già sofferti dalle strutture agrituristiche della regione siano pari ad almeno 25 milioni di euro, con una media di 8-9 mila euro andati in fumo per ciascuna azienda agricola. Da martedì riprende invece l'attività per quanto riguarda i settori della selvicoltura e della manutenzione delle aree forestali. Riprende da martedì l'attività di selvicoltura e di manutenzione delle aree forestali. Una notizia importante per la nostra regione, il cui territorio è per oltre la metà boschivo, per l'esattezza il 53%. Nel settore in Toscana si contano 13.000 imprese con 40.000 addetti e soprattutto in questo periodo la cura dei boschi è essenziale per limitare il rischio di incendi. Sentiamo il direttore della Coldiretti di Lucca, Maurizio Fantini, al quale abbiamo chiesto di indicarci quali saranno esattamente le attività che potranno ripartire. Da martedì 14 aprile il nuovo decreto consente la riapertura delle attività forestali, ma solo per quelle aziende professionali che possono dimostrare il possesso di un'azienda forestale con codice Ateco 02. È importante la riapertura per un costante approvvigionamento del legname. Riapre anche la manutenzione del verde nei giardini e nei parchi, sempre ad opera delle aziende specializzate. Restano invece vietate le attività agricole e le pulizie dei terreni da parte dei privati. Nulla è cambiato anche per le aziende agricole professionali, che non sono mai state chiuse e che continuano a lavorare per produrre cibo per il nostro sostentamento. Per il bene di tutti continuiamo a stare a casa e a mangiare cibo italiano. Seconda parte dell'ETG, andiamo a vedere com'è stata vissuta la Pasquetta in Versilia. C'era timore per un possibile arrivo di turisti nelle seconde case versiliesi, fenomeno che però non dovrebbe essersi verificato. Vediamo.
Immagini che rimarranno nella storia. Del resto, una Pasquetta così nessuno avrebbe mai pensato di vederla in Versilia come altrove. Come nel giorno di Pasqua, in questo lunedì dell'Angelo, la costa è stata un vero deserto. Nessuno in giro, salvo i pochissimi giustificati a spostarsi. Le ordinanze, gli appelli, le raccomandazioni hanno funzionato proprio nel giorno in cui si temeva di più la fuga furbesca verso il mare e il sole. E invece, dal forte a Viareggio, passando per Lido e Pietrasanta, le forze dell'ordine hanno presidiato strade e viali vuoti, fermando giusto i rarissimi passanti. Tutto regolare anche sul fronte delle seconde case. Nel Ponte Pasquale, soprattutto sui social, si è visto un susseguirsi di denunce e lamentele di case estive aperte dai non residenti. Ma a fronte dei controlli, come riferisce il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, tutto è risultato quasi sempre in regola. Nei giorni precedenti sono arrivate decine e decine di chiamate, di post su Facebook, di segnalazioni sui media che arrivavano in massa da altre province ad occupare le seconde case. Beh, in realtà dopo la verifica fatta dalle forze dell'ordine e dai vigili urbani abbiamo riscontrato che questo non è vero. Questo non è vero e quindi tutte le varie segnalazioni potrebbero costituire un vero e proprio procurato allarme, per cui invito tutti a mantenere la calma e ad avere rispetto di tutte le persone. Anche a Camaiore nessun occupante di seconde case è stato sanzionato, né sono state verificate effettive violazioni a fronte di controlli sempre più intensi. Al di là dei toni esasperati e anche forse un po' frustrati che sono alimentati dal periodo di reclusione in casa, che però è un periodo di, ricordiamolo, di investimento sulla nostra salute, non di semplice sacrificio, i controlli ci sono e continueranno ad esserci. L'invito a tutti continua a essere quello di rimanere a casa e spostarsi solo e soltanto per i motivi determinati dalla legge. E devo dire che anche le tante segnalazioni che sono arrivate per esempio per i picnic che ci sono stati nel momento pasquale, sono state sollevate delle sanzioni a 5 persone proprio oggi. Scuse per andare in giro, del resto non ce n'erano, tutto era davvero chiuso, anche le edicole e anche i supermercati e gli alimentari, come stabilito dall'ordinanza che la Regione Toscana ha firmato venerdì pomeriggio, visto che i sindaci erano andati in ordine sparso. A Massarosa, tuttavia, è stato pesantemente sanzionato dalla Polizia Municipale un negozio di generi alimentari trovato aperto la mattina di Pasqua. Questa attività si è beccata la multa per l'ordinanza della Regione Toscana, bypassando la testa dei sindaci e la loro possibilità di decisione. La mia era che potessero stare aperti. Gli agenti intervenuti hanno confermato che non c'erano assembramenti, non c'erano lunghe code, le pochissime persone che c'erano stavano mantenendo correttamente la distanza di sicurezza prevista. Non prenotate le vacanze estive, le ultime dichiarazioni della Presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen hanno suscitato la reazione degli operatori turistici versiliesi. Ancora Federico Conti. Il deserto totale e il silenzio di tomba di questa Pasqua di quarantena spinge la Versilia a chiedersi se ci sarà un futuro per il turismo. Nell'incertezza più assoluta, per gli addetti ai lavori, a pesare come macigni, sono state in queste ore le dichiarazioni della Presidente dell'UE, Ursula von der Leyen, la quale, dalle colonne della Bild tedesca, ha invitato gli europei a non prenotare vacanze per la prossima estate. Dichiarazioni folli, secondo il vicepresidente nazionale di Federalberghi, Paolo Corchia, numero uno degli albergatori di Forte dei Marmi. Tra Lagarde e lei, credo che sconquassi l'avevano già pagati e continuiamo a pagare. Forse non ricorda che cos'è il turismo nei paesi mediterranei, ma anche nella stessa Germania. Rappresenta la nostra situazione italiana, rappresenta più dell'11% del PIL. È chiaro che sì, mettere la salute al primo posto siamo i primi a dirlo, però insomma dateci norme chiare, noi abbiamo volontà di riaprire, ma non uscire con queste dichiarazioni folli. La volontà di riaprire gli hotel in Versilia c'è, ma quando, come e con quali clienti? Interrogativi ancora senza risposta. Sicuramente c'è bisogno di incentivi. Noi abbiamo chiesto al governo conceda un credito d'imposta a chi decide di fare vacanza in Italia. Che abbiamo bisogno di liquidità a fondo perduto, sicuramente almeno pari al 40% del fatturato dell'anno scorso. Per noi stagionali, perdere già sicuramente la metà della stagione significa poi
fare un lungo percorso nel deserto sino a Pasqua del prossimo anno. Per gli alberghi versiliesi, peggio ancora che per gli stabilimenti balneari, sembra impossibile pensare ad un distanziamento sociale fra i clienti. Ma se dovessimo seguire i protocolli rigorosissimi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro albergo dovrebbe trasformarsi in una clinica, insomma. La grande preoccupazione è veramente il come e anche quelle eventuali responsabilità rispetto a un riaccendersi del focolaio, di un focolaio all'interno di un albergo. Al cliente che cosa dobbiamo chiedere? Se ha fatto un tampone qualche giorno prima, basta un'autocertificazione. E tu dal punto di vista assicurativo rispetto a un problema così grosso che è una pandemia, che responsabilità hai in caso di succeda qualcosa? E adesso vediamo l'omaggio dei volontari al personale dell'ospedale Versilia. Pochi commoventi minuti per un omaggio al personale dell'ospedale Versilia, a quelli che in tanti hanno ribattezzato gli eroi del Covid-19, sempre in prima linea per affrontare l'emergenza, e sono stati volontari delle ANPAS della Versilia, su iniziativa della Croce Verde di Lido di Camaiore, a salutare così la mattina di Pasqua gli operatori sanitari. Una sfilata di ambulanze è arrivata di fronte al pronto soccorso e poi fino alla piazzola dell'elisoccorso, dove è partito il saluto a sirene spiegate sotto le finestre della centrale operativa del 118. Così sotto pressione in questi mesi. I volontari, mantenendo le distanze di sicurezza, hanno consegnato un piccolo pensiero al personale e ai dirigenti sia del reparto del 118 che del pronto soccorso. Un'ultima notizia prima di chiudere: è morto presso la casa di cura Barbantine un superstite della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009 di Viareggio, Ronaldo Pellegrini, 82 anni, era malato. Insieme alla moglie riuscì a mettersi in salvo quella notte uscendo da una finestra sul retro dell'abitazione in via Ponchielli. Era stato tra coloro che si erano battuti per avere un muro a protezione delle abitazioni della ferrovia, ma solo dopo la strage questo muro è stato realizzato. Rolando Pellegrini lascia la moglie e tre figli. È tutto per questa seconda parte del TG, ora di nuovo un break pubblicitario, poi la terza parte del nostro telegiornale.